La ripartenza fa anche rima nelle ultime settimane con riaperture. Ieri c'è stata una riunione per il Comitato per la Sicurezza. Lei come si pone di fronte agli ultimi episodi di movida a Napoli, movida violenta in alcuni casi? Mi pongo con l'ottica che secondo me è quella più importante: grande cooperazione istituzionale in città, grande senso di responsabilità da parte di tutta la comunità cittadina. Inizia una nuova fase che è quella della convivenza con il virus, cioè significa essere attenti, essere responsabili, ma riprendere a vivere, e ci auguriamo che soprattutto sulle disposizioni in materia sanitaria si rispetti la coesione nazionale e l'uniformità. Quando il governo dà una decisione come quella sulle mascherine, sarebbe cosa buona e giusta che ciò venisse rispettato in modo uguale dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. Per tradurla meglio, trovo assolutamente illogica, viziata da eccesso di potere, inutile, dannosa, controproducente anche per l'immagine della nostra regione, l'ordinanza del Presidente De Luca che impone, contrariamente a quello che dice il governo, l'obbligo delle mascherine all'aperto. Questo non è il modo migliore per ripartire. Invece noi dobbiamo ripartire, compreso sul tema della movida, responsabilizzando tutti, facendo i controlli, ma noi dobbiamo riprendere progressivamente la vita quotidiana, con tante attenzioni, ma deve finire la stagione della mortificazione nei confronti dei cittadini, l'atteggiamento aggressivo, violento e punitivo nei confronti della nostra comunità e atteggiamenti dannosi nei confronti del turismo, del commercio e delle attività produttive. Le parole utilizzate nei confronti dei nostri giovani qualche giorno fa dal Presidente della Regione io le trovo assolutamente inaccettabili. Una cosa sono i comportamenti irresponsabili che vanno ovviamente sanzionati, su persone che da un anno e mezzo stanno sacrificando il periodo migliore della loro vita. Non è una tirannide, siamo in democrazia e soprattutto in tempi di pandemia è il governo che decide le misure da adottare per la prevenzione sanitaria. Se si viola la legge, è venuto il momento che qualcuno faccia rispettare la legge. Il Presidente della Regione ha anche auspicato le dimissioni del Ministro Speranza. Lei come giudica questa sanzione? Io penso che debba essere sanzionato il Presidente De Luca, che sta violando la legge in materia sanitaria e sta mettendo in rischio il rilancio economico di Napoli, turistico, e anche la salute dei nostri concittadini. Chiedo al Presidente De Luca di spiegare invece le tante domande a cui non risponde. Come mai ogni giorno escono sempre nuovi morti a Napoli e in Campania? Abbiamo i famosi ricalcoli ogni giorno e qualcuno mi deve spiegare perché abbiamo avuto un numero così esorbitante di morti a Napoli e in Campania. Come mai sono stati spesi decine e decine di milioni di euro per avere strutture che non sono state all'altezza durante il Covid per tutelare la salute? Pensa all'ospedale del Mare, per citarne uno. Come mai la campagna vaccinale non va come dovrebbe andare a Napoli e in Campania? Come mai non sono state fatte le assunzioni che si dovevano fare? Ecco, queste sono le domande a cui dovrebbe dare risposta il Presidente della Regione, non mettersi contro il governo che in questo caso, a mio avviso, ha adottato un provvedimento razionale, di buonsenso, condivisibile, che responsabilizza, ma dà anche un segnale di ripartenza. Uniti si va forti. Se ogni giorno si sveglia uno che deve far vedere che è più forte degli altri, o che esiste, o che, come dire, deve dimostrare di esercitare il potere in un certo modo, diciamo che noi ci siamo stancati. C'è proprio una stanchezza psicologica istituzionale a questi tentativi continui di dividere le istituzioni, ma soprattutto di essere aggressivi e violenti nei confronti delle comunità. Questo è un modo intollerabile in un momento come questo di ripartenza. Quindi, se proprio ci sta da dare delle dimissioni, in questo momento non penso che le debba dare il governo, che deve garantire l'uniformità nazionale, ma forse chi si mette di ostacolo rispetto a quello che è il contrasto nazionale alla pandemia. In diversi quartieri della città è presente la variante Delta, molti napoletani mancano ancora l'appello come vaccino. Cosa si sente dire? No, la variante Delta è presente ovunque, cioè mica solo a Napoli, anzi a Napoli non è molto presente finora, ma noi penso che ci dobbiamo abituare alle varianti. Il tema è fare presto con le campagne vaccinali, essere efficaci nella comunicazione istituzionale sulla campagna vaccinale, fornire i territori di vaccini, tranquillizzare la gente che ha le giuste preoccupazioni. È una corsa contro il tempo. Più vacciniamo, meno varianti ci saranno, anche perché la variante Delta non è una variante autoctona, come sappiamo, viene in particolare dall'India. C'è una variante che si unisce anche a quella del Sudafrica, e dico questo per sottolineare l'importanza di quello che è stato detto anche a livello internazionale qualche ora fa,
cioè che se vogliamo contrastare efficacemente la pandemia e quindi evitare che le varianti si diffondano rapidamente, dobbiamo vaccinare tutto il mondo, cioè dobbiamo vaccinare soprattutto nei paesi che stanno in difficoltà, ed ecco perché ci vuole una strategia nazionale, ritorniamo al discorso di prima, e non una strategia random che ogni territorio fa come gli pare.